sono diventato artista nel 1979, quando dopo una lunga carriera compiuta nell'ambito della medicina in qualità di cardiochirurgo, io ero aiuto e professore associato di cardiochirurgia al Gemelli fino al 1983, anno in cui poi detti le dimissioni dalla professione. E nel 1979, per caso o per destino, mi trovai a scoprire un talento disegnativo che non sapevo e non supponevo di possedere fino a quel momento. Soprattutto un linguaggio simbolico, una cifra, diciamo, con la quale questo talento disegnativo si esprimeva in un modo del tutto irrazionale. Nell'ultimo anno, tra il 78 e il 79, mi cominciai ad interrogare sul senso profondo della mia esistenza, riallacciandomi così a quella che era stata una vocazione giovanile per il mondo umanistico e che io avevo abbandonato in favore della medicina perché probabilmente mio padre era un chirurgo, mia madre una caposala di sala operatori e questo mi orientò dal punto di vista familiare alla scelta della professione medica. Ma nonostante tutto questo, nonostante la carriera, nonostante le grandi soddisfazioni, gli oltre 1.000 interventi compiuti sul cuore, esaurita la fase creativa della cardiochirurgia, io mi trovai di fronte ad un momento di profondo sconforto, quando nel 1978, subito dopo la morte di mio padre, ripresi interesse al senso dell'essere me stesso in una maniera diversa da quella che avevo imparato a conoscere attraverso l'esercizio della prassi professionale. Ma che tutto questo avesse portato a scoprire un talento disegnativo un anno dopo, beh, questo era del tutto inaspettato, perché l'unica cosa che veramente non mi aveva mai interessato fin da bambino era il disegno o comunque la pittura in genere. Quindi mi trovai nel 79 di fronte al mio primo quadro. Yeah.
con grande angoscia durante i primi tempi aspettavo quotidianamente che si ripetesse questo miracolo dell'atto creativo. Finché l'atto creativo si ripeté ancora una volta dopo qualche settimana e poi sempre più spesso, era come se si fosse improvvisamente aperta una diga e un mare di vissuti tradotti in un linguaggio simbolico hanno cominciato a prorompere spontaneamente sui miei fogli bianchi. Dopo un paio di anni di attività pittorica, anzi disegnativa, che io facevo soprattutto per me stesso, grazie all'incontro con il professor Vivaldi, che era allora il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma, io fui stimolato a tenere la mia prima mostra. Nel 1981 tenni questa mia prima mostra ad Orvieto e contemporaneamente, cioè il mese successivo, a Roma. E fu l'inizio della mia carriera artistica, ma il passaggio dal disegnare al dipingere è avvenuto gradualmente nel tempo, è avvenuto attraverso il nascere di un'esigenza interiore soprattutto legata ai problemi di spazio. Ora nei miei quadri lo spazio, ovvero il volume, è un dato essenziale, quello che balza agli occhi in maniera immediata. Con il passare degli anni avevo sempre più bisogno di estendere questo spazio, tanto in larghezza che in profondità, il che necessitava un cambiamento di dimensione nel supporto dell'opera. Ora, fare un disegno è possibile su un foglio di carta fino a certe dimensioni. A quel punto io avevo bisogno di superfici maggiori e questo è stato il motivo per cui io mi sono orientato alla pittura su tela, cominciando subito e direttamente da opere di dimensioni abbastanza grosse, perlomeno tre volte quelle dei miei disegni consueti. Questo è avvenuto la prima volta nel 1988 e poi è diventato sempre più frequente. Ora negli ultimi anni lavoro preferenzialmente ad olio su tela, anche perché la maggior parte dei miei lavori sono lavori di grosse dimensioni. Il mio spazio prospettico non è dunque il teatro di un avvenimento, di un accadimento, ma è semplicemente il rivelarsi spontaneo e gratuito della nostra spazialità coscienziale. Di qui vengono fuori le architetture più stralunate, che non hanno a che fare con virtuosismi disegnativi o con esibizioni di disegno assurdo o impossibile, ma sono semplicemente il proporsi di uno spazio coscienziale autonomo che è in grado arbitrariamente di costruire la spazialità delle proprie situazioni personali. Io direi che l'arte è filosofia, secondo Schelling è l'ultima possibile filosofia metafisica concessa all'uomo, cioè non si dipinge per esigenze di esprimersi per se stessi a livello di compiacimento personale. Io credo che la grande motivazione dell'artista, perlomeno in un'arte come la mia, sia quella di oltrepassare i limiti del personale per arrivare a conoscersi nelle radici. Ora, questa voglia di sapienza, questo amore alla sapienza, perché le radici alla fine sono quelle dell'Homo sapiens, si chiama appunto filosofia, dal greco, amore per la sapienza. Quindi chiunque venga mosso da un'esigenza interiore a cercare le radici sapienziali di se stesso è implicitamente un filosofo, anzi direi che è l'unica persona autorizzata a filosofare, proprio perché usa l'interezza di se stesso nel proporre la cifra della propria filosofia. Nel 1992, in questo grosso volume che si chiama Animus Anima, e che è un vero e proprio trattato di filosofia che nasce dall'analisi di 500 opere fino ad allora elaborate, le quali mi hanno permesso di costruire un percorso metafisico per capitoli, più o meno come farebbe un filosofo, ma a partire dal dato analizzabile delle mie opere.
Ora, il filosofo pensa astrattamente lo spirito, ma non ci sono oggetti dello spirito altro che quelli che ci può fornire l'atto creativo. Quindi, se non c'è un oggetto concreto dello spirito che si manifesti su questo mondo, e non ci dovrebbe essere nemmeno la possibilità di fare filosofia. Nell'arte non ci sono due cose, anche se è difficile razionalmente da far intendere a chi non la vive come esperienza. Non c'è un modo di disegnare e poi un contenuto che si scopre ad un certo punto della vita come forma più o meno originale. Io direi che l'originalità è tanto nel modo quanto nella poetica. Le due cose sono imprescindibili per quanto riguarda perlomeno la mia pittura, e questo credo che lo si veda nei miei quadri. Cioè, non c'è altro modo per dire le mie cose che il modo con cui le mie cose vengono dette. Il che non significa che io sia l'unico che possa dipingere, ma nel mio mondo io sono l'unico a dipingere il mio mondo. Quindi non è da sorprendersi che non ci siano derivazioni. E se ci sono associazioni, sono del tutto occasionali, dipendono più dalla cultura di chi guarda che non dalla volontà più o meno consapevole dell'artista. Le persone che vengono a vedere le mie mostre sono le più disparate, per cultura e per età. Io ho avuto la fortuna, di, attraverso la mia arte, di girare gran parte del mondo, quindi parlo di un pubblico che non è soltanto il pubblico italiano e che quindi ha delle radici culturali diverse. Quando pensa che per 12 anni io ho vissuto artisticamente a New York, è come dire che io ho vissuto nel cuore del mondo. New York non è una città americana, è una città dove si incontra tutto, dal giapponese all'indiano, all'europeo, eccetera. E quindi il rapporto con il pubblico è un rapporto che, a prescindere dalle radici culturali da cui questo pubblico proviene e dall'età di questo pubblico, è stato sempre un rapporto estremamente interessante per me da pittore. E questo può avvenire in diversi modi, o in maniera timida, o in maniera entusiasta, oppure in maniera distaccata fino ad un certo punto, e poi dopo in maniera sempre più calorosa. Perché tutto questo? Perché, come io dicevo, il mio mondo si propone in una cifra e non in una lettera convenzionale. E in un mondo che è abituato solo alle convenzioni, entrare in una galleria e trovarsi di fronte ad un linguaggio cifrato crea un certo timore, un certo stato di tensione. Cioè, lo spettatore si sente interrogato dal quadro, non viene lì a guardare il quadro, a dire che cosa è questo quadro o a dare opinioni sul quadro, e si accorge che il quadro lo guarda e chiede risposte da lui. Il bambino, per esempio, facilmente cerca di leggerci una favola, perché il suo vissuto è un vissuto ancora immaginario ed è molto vicino al mio mondo, non è certo colui che si intimorisce di più. Mentre il razionalista, l'uomo di scienza, l'uomo abituato al metodo, il cartesiano, è quello che invece si impressiona di più per i miei quadri, e quindi si ribella, o non li accetta, oppure fa fatica ad entrarci, oppure viene da me e comincia a domandare quello che di solito il pubblico, quasi tutto, mi domanda: cosa significa questo, cosa significa quell'altro. Invece di fare lo sforzo che il quadro richiede, che è il conosci te stesso socratico, si finisce per chiedere che cosa significhi, come se si trattasse di un frigorifero o di una macchina fotografica di cui si vuole scoprire il funzionamento.
Superato il momento di difficoltà iniziale di fronte al non consueto, rimane comunque un mondo che per l'occhio ha enormi capacità di stimolo, e questo poi riavvicina comunque il pubblico alla mia opera, al di là dei suoi contenuti poetici, filosofici, umanistici, esistenziali o metafisici.